400 mascherine FFP2 che doneremo 200 alla Gruccia e 200 per l'ospedale San Donato. Poi loro, i delegati, diciamo, saranno loro a distribuire in base a quello che poi sono le esigenze alle varie persone delle sanificazioni. Consegnate dalla Fisascat CISL 400 mascherine FFP2 per tutti gli addetti alle pulizie e alle sanificazioni negli ospedali San Donato di Arezzo e Gruccia, in Valdarno. Una figura, quella del personale addetto alle pulizie, spesso dimenticata. Sì, ci sentiamo dimenticati e giustamente, come si ripete, siamo sempre anche noi in prima linea, perché le pulizie è come l'aria, se non ci fosse... Non si respira, la pulizia va avanti a tutto. C'è parecchia paura, però giustamente come gli infermieri, i medici e gli OSS siamo in prima linea, come loro. Giustamente c'è da sanificare le stanze e quello si fa soprattutto noi, perché una stanza, dopo esserci stato un paziente positivo, c'è una squadra che va e sanifica. La nostra federazione nazionale sta lavorando perché davvero questi contratti, che sono contratti minori, che le regioni utilizzano, quindi noi chiediamo anche alla nostra regione, che è all'avanguardia per tante cose, di pensare quando faranno gli appalti, e quando fanno gli appalti, che ci sono queste persone che hanno delle ruoli, delle funzioni essenziali, di dare da parte della regione, c'è già un accordo con i sindacati confederali, un emolumento che deve essere ancora quantificato nella sostanza, e deve essere anche determinata la modalità con cui verrà dato a tutte le persone che comunque gravitano nel mondo della sanità e che hanno lavorato magari in maniera più nascosta, ma in maniera essenziale per superare questo momento difficile, e dovranno ancora lavorare in maniera essenziale per questo momento. I dispositivi dell'azienda sono disponibili, qua si tratta di un dono che segna anche una comunità e una vicinanza della città agli operatori e tra gli operatori tra di loro, quindi non è un dono in senso, voglio dire, materiale del termine, ma è qualcosa di più. Il loro lavoro rappresenta un lavoro di prima linea, io credo che poi non esistano distinzioni di linee, siamo tutti impegnati in funzione del compito che ognuno di noi riveste. Il loro è fondamentale perché si parla di sanificazione, pulizia e igiene, che sono i tre elementi che fanno parte della lotta contro questo virus.